sarà un'altra giornata di lavoro in questa apocalisse. Ok, meglio controllare il paziente 102. Chissà come starà. È stato facilissimo. Quanto sono stupidi i medici qua. Cioè, come ha fatto a non accorgersi che io ero dietro di lui con una ascia? Che scemo. Andiamo dal paziente U. Cioè, 11. Mo 11. 102. O meglio, Allen. Spero che stia bene, perché forse oggi sarà il suo ultimo respiro. Ah, sono cattivo. Oh, quando potrò uscire da qui? Dottore, meno male che è qui. Tutto bene? Sì. Allora, i risultati, per favore. Ah sì, ti rimetterai subito. L'importante è che stai lontano da Regan. Lo so. Aspetta. Lei come fa a conoscere Regan? Io lo so, lo conosco. Ne ha avuto a che fare pure lei? Sì. Ok, la vedo un pochetto cambiata. Da dove esce quello sfregio? Me lo sono fatto con un bisturi. Si è cercato di togliersi un occhio? Sì. Lei è pazzo. Lo so. Ma lei è pazzo, come fa ad avere la laurea? Ce l'ho, avevo solo una piccola infezione. Ok. Però c'è una cosa che non sai di me. Che cosa? Io non sono il tuo medico. Uffo, perché sei tu? Ti sei tinto i capelli, ti sei fatto crescere la barba in un giorno. No. Forse questo ti può rinfrescare la memoria. Aspetta! Sei Regan! Sì, in persona. No! No! No, no, ti supplico! Allen, sta calmo. No! No, vi prego, fatemi uscire! Fatemi uscire! Ti supplico! No! Ero psicopatico! Vi prego! Mi supplico, un impostore! No! Perché? Perché lui? Vi prego, tiratemi fuori di qui! Così ti viene un infarto. Aiuto! No! Comunque, Allen, sai che ho fatto l'altra volta? Che cosa? Ti prego, cosa? Dimmi che cosa! Ho distrutto la casa di Gregory. No! Quello era il mio amico! Con lui dentro? No. Ma comunque, oggi è il tuo ultimo respiro. No, ti prego, no! Ti supplico, non farlo! Posso trovare un accordo? Possiamo essere amici? Posso essere il tuo servitore? Vi prego, no! Mi spiace. Ma oggi ti amputerò quella bella testolina. No! No, no, ti supplico, no! No, no, ti supplico! Tranquillo, non si dirà niente. Sarà solo un piccolo dolore, ma tra un po' metterò fine alla tua sofferenza. Allen. No!
beh, è stato bello. Bye bye, Allen. Ah, Allen, non cambierai mai, anzi sei cambiato, non hai più la testa. Me, caro Allen, io vado. Ho altre belle testoline da mozzare, come quella del vecchio buon Gregory. Ah, quel vecchio scemo. Cioè, accoglie sempre tutti. Alla fine mi piace più quello bisbetico. Però posso far fuori pure lui. Tanto sceglie sempre l'antiquariato. Marshall. Ciao Allen. Non dire niente ai medici. Mi raccomando. Acqua in bocca. Hai capito Allen? Hai capito? No, tanto non mi senti. Sei morto. Ciao. Wow! Abbiamo attraversato la Terod senza problemi. Siamo scampati agli X-Zombies. Beh, stiamo andando bene. Già. Comunque, Jason, vuoi un po' d'acqua? Fai un po' fatica a parlare. Scusami, ho la gola secca. Già, cominciate a essermi simpatici, ragazzi. Mi piace il tuo accento, Marshall. Lo so. Ragazzi, guardate! Bella, posso stare lì per la base. Per la base, per la notte, anche per quello. Sì. Vabbè, adesso lo so. Ecco, così mi sento più adagiato. Ma andiamoci là. D'accordo, però non abbiamo una barca. Nah. Roba per bambini. Imparate però. Per un bel bagno da un vero professionista. Fermo, Rob! Che c'è? Fermati. Tutte le cose che vanno da Death Road in su sono tutte dette. È Death Lake questo. Sì, puoi dirlo bene, figliolo. Forte, scusa. Purtroppo non sono più come una volta. Credo. Quindi cosa facciamo? Usiamo una barca? Sì, ma dove la troviamo? Comunque, a parte che sta calando di nuovo la sera, perché sono stati via tutto il giorno oggi. Davvero, come facciamo ad arrivare là? Ci deve essere un modo. E comunque si vede già che si chiama Death Road. Death Lake, scusate, sono confuso. Però dov'è Mark? È rimasto in macchina per aver subito il trauma di aver sorpassato Death Road. Tutto questo solo per aver attraversato una strada che puzzava di morto. Sì, mi sembra più che strano. Fermi! Non un passo in più! Attenti, mi buco la testa con questo gioiellino. Bello, sta calmo. No! Sì, tranquillo. Abbassa l'arma. Non ti preoccupare, non ti facciamo niente. Sì, come no. Vi conosco a voi. E come? Io lavoro per Regan. Ah, di nuovo lui. Gregory, come mai se la senti la parola Greg? Sì, che... Ma stranamente è la stanchezza che mi frastorna. Ah. Ma come mai quando senti la parola Regan fai una faccia orridita? Perché? Regan è il nostro nemico. Regan è un bastardo. No, dire queste parole al mio capo. Aspetta! Cosa vuoi, tizio incravattato? Ma con un morso? Sì. Bello, anche se sei un nostro nemico, possiamo aiutarti. Tranquillo.
tranquillo, basta che vieni qua, ti tagliamo il braccio. Ed è tutto qui. Sei molto gentile, ma no. Non mi faccio toccare da dei nostri nemici. I nostri? Regan e la mia squadra. Vieni e te. Qui dentro sei solo tu, solo io. A proposito, Regan ha fatto una sorpresa. Una sorpresa a Gregory. Una sorpresa? No. Che cosa ne ha fatto? Dimmelo! Ti aspetti, dimmelo! Ah, Regan ha fatto esplodere la tua casa. Cosa? Gregory, ti senti bene? Gregory, se continui così ti verrà un ictus. Regan, sei uno... Parola non adatta ai minorenni. No. E poi qual era la casa di mio cugino Marshall? È tuo cugino allora? Sì. Oh, ti odio. Stupido, stupidissimo Regan. Madò. Cavolacci. Gregory è una persona così gentile, affettuosa e anche socievole. Cioè, non l'ho mai visto arrabbiato così. No, però si dovrebbe calmare. Oddio, ti esploderà una vena. Ma sono preoccupato per lui. Gregory, guarda che ti si stanno gonfiando le vene. Guarda che ti si vede. Oh, stupido, Regan! Regan. C'è Regan! Maledetto fino al midollo, maledetto! Fate esplodere la mia casa! Oh, io che ci avevo messo dei sopravvissuti dentro! Io ora dove cacchio andiamo a vivere? Pezzo di fango! Andiamo a vivere sotto una macchina? Andiamo a vivere dentro la macchina? Madò! Ehi vecchio, ti devi calmare. Come osi dirmi che è vecchio? Al massimo io, ma non Gregory. Vabbè, io al massimo ho 76 anni. Lui 53, più giovane. Ah! Vabbè, insieme a carnifici. Sapete cosa vi dico, ragazzi? Bye bye. Comunque, che spada. Scelta difficile. Ho un'idea. Ehi, cappelletto blu! Dici a me? Sì, quello col cecchino. Ah, io. Sarai il primo a morire. Cosa? No! Beccati questo pezzo di cacca. Hai capito? Mio Dio, no. Mi dispiace. No, Jason, no, ti supplico. Non te ne andare, ti prego. Ti prego. Oh, cacchio. No, Jason. Jason, mi dispiace, Rob. Era una brava persona. È un eroe, si è sacrificato per me. Mi dispiace, lo so. Ragazzi, fermi tutti. Io ho seguito un liceo di medicina. Liceo? C'è l'università. Scusate, mi sto rimbambendo. No, sono...
ragazzo a 53 anni. Comunque, veloce! Jason morirà. Oppure è già morto. Jason. Oh mio Dio. È un eroe. Pensa. Ha perso l'occhio destro, ma per salvare te, Rob. Lui. Sì, che è un vero amico. Ovvero fratello. Sì, aspetta un attimo. Non può essere. Cosa? Lui è ancora vivo. E sono in pratica entrato in coma per il proiettile. Ritiro ciò che ho detto. È un bravo ragazzo. Sì. È ancora vivo. E sono in coma. Che come facciamo a risvegliarlo? Prima dobbiamo curargli l'occhio. Non si può sostituire un occhio perso, lo sai, Gregory. Lo so. Purtroppo pensavo, quasi ho avuto la laurea in medicina. Che è successo? Mi hanno cacciato. Solo perché volevo proprio testare la medicina. Ero con Reagan. Davvero, sì. Ma prima ho confuso le date, non era il 1800. Sì, 1800, il 1982, era proprio il 99. Dobbiamo immediatamente salvarlo e portarlo a quella base segreta. Forse là avranno delle medicine, forse. Spero, e non altri scagnozzi di Reagan. Lo spero. Anch'io. Già pure io. Chi lo dici? Ok, andiamo. Ci sto. E il resto continuerà nel prossimo episodio. Ok, ciao!